La casa circondariale cos'è? di Caltanissetta è la Sta la prima tappa della situazione. peregrinazione della reliquia del Beato Rosario Livatino tra la cittadina nissena e quella Ringrazio il sancataldese, Ministero della mercoledì Protezione 25 Civile maggio. e la Accompagnata Chiesa dai diaconi della Cattolica diocesi di Agrigento, Don Marco Scirica e Don Salvatore Casà, Cristiana insieme a Padre Alessandro Giambra, parroco della parrocchia di Sant'Alberto Magno di San Cataldo, infatti la reliquia è arrivata prima al Malaspina, poi nell'istituto penale minorile di Caltanissetta, per poi passare a San Cataldo nella casa di reclusione. Ho voluto partecipare a questo momento anche alle autorità di Caltanissetta, perfetto, perché ritengo che sia un privilegio, un onore poter commemorare una persona come è stata Livatino. Dall'altra parte, per noi, all'interno del carcere, per i detenuti, credo che la vita di quest'uomo, da una parte vissuta con umiltà e dall'altra parte con grande intelligenza, competenza, possa costituire per i detenuti un modello di vita da seguire. È una cosa bella che magistrati, direzione e polizia penitenziaria, tante volte siamo come nemici, invece Livatino oggi ci ha fatto incontrare, ci ha fatto riflettere, meditare, pregare, perché scoprendosi si è migliori. Nel pomeriggio, sempre a San Cataldo, dopo l'accoglienza nella parrocchia di Sant'Alberto Magno, è stata prevista una processione sino in piazza Falcone Borsellino, seguita dalla celebrazione eucaristica, in presenza delle autorità, presieduta dall'arciprete di San Cataldo, Don Angelo Spilla.